circa la possibilità di visitare Tuvigedu in occasione di due iniziative. Una promossa il 25 marzo, quindi domenica, per la 20ª giornata della primavera organizzata dal FAI, e l'altra il 21 e 22 di aprile, iniziativa organizzata nell'ambito della Settimana della Cultura da parte di Lega Ambiente. Per quanto riguarda le due iniziative, qual è il filo conduttore di entrambe le iniziative, sia della giornata della primavera del FAI, sia quella della Settimana della Cultura? Consentire in tutto il paese, alle cittadine e cittadini italiani, di poter visitare luoghi non i più conosciuti, ma i meno conosciuti, e quei luoghi che fino ad oggi erano inaccessibili, proprio per sensibilizzare, per creare un interesse, per creare un'aspettativa anche sulla possibilità di godere in futuro, non solo in occasione delle giornate, di due giornate all'anno, due o tre, meglio tre in questo caso, perché l'iniziativa di Lega Ambiente della Settimana della Cultura vedrà la giornata del 21 e del 22, ma per tutto l'anno, di luoghi, di siti di interesse ambientale, culturale, artistico, che solitamente sono chiusi, inaccessibili. E per quanto riguarda noi, e io ringrazio ovviamente sia il FAI sia Lega Ambiente per aver promosso queste iniziative, e gli altri che hanno chiesto di poter organizzare iniziative simili nel corso dell'anno e che per adesso non abbiamo la possibilità di organizzare, perché come sapete quei luoghi sono non solo oggetto di lavori di un cantiere, ma soprattutto sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, della Procura della Repubblica, che ringrazio per aver consentito l'apertura in occasione di queste tre giornate della zona di Tuvigedu. Parco che andrà sicuramente modificato, rivisto, perché l'idea che c'era a suo tempo era quella di un parco giochi, di zone verdi, prati, boschetti e fioriere, mentre le zone archeologiche, al di là dello studio, della messa in sicurezza dei luoghi, dei percorsi che possano consentire le visite in totale sicurezza e la vista dei monumenti e dei siti, hanno quale presupposto dalla storia del restauro e dell'intervento anche archeologico nel nostro paese, che fa scuola a livello mondiale, la messa in sicurezza, ma il non stravolgimento dei luoghi e dei siti. Quindi saranno dei lavori che alleggeriranno, quindi paradossalmente sono dei lavori che andranno a smontare e alleggerire quegli interventi che dovranno essere, a mio parere, solo di messa in sicurezza, illuminazione del sito e niente di più, perché il fascino di Tuvigedu, sia per gli interventi ovviamente archeologici, sia per quanto riguarda gli interventi ormai di archeologia mineraria, perché a Tuvigedu nel corso dei secoli si è operato, più mantengono lo stato, più si mantiene lo stato dei luoghi, appunto con la messa in sicurezza, più rimane il fascino di questi luoghi. Diverse poi le altre parti, dove ovviamente un domani si potrà operare nella sistemazione di zone percorribili, però non stiamo parlando né di un parco che assomiglierà un domani a Monteclaro, né di un parco che con laghetti assomiglierà un domani a Monturpinu, ma di un sito archeologico, almeno per quanto riguarda ovviamente tutto il versante interessato dagli scavi, che speriamo un domani possano persino proseguire, perché ci sono stati anche dei ritrovamenti successivi rispetto ai ritrovamenti principali, e possa essere aperto al pubblico tutti i giorni e non in modo estemporaneo.
Quindi saranno interventi particolarmente leggeri, la durata prevista era di circa un anno, però potrebbe anche essere qualcosa di più di un anno, ovviamente abbiamo già iniziato da un paio di mesi, perché come ha detto il sindaco stiamo seguendo passo passo i lavori e è anche possibile che durante il corso del cantiere alcune cose vengano riorientate e approfondite meglio, perché voglio ricordare che in questo cantiere è costantemente presente non solo la struttura nostra, ma è costantemente presente la forestale, è costantemente presente, cioè l'area è stata sottoposta a sequestro, quindi anche la procura ha fatto, cioè un sequestro di una parte dell'area per quanto riguarda le fioriere, quindi è soprattutto la soprintendenza, e quindi man mano che i lavori vanno avanti noi cerchiamo di ragionare sempre di più per alleggerire l'impatto dei lavori, che comunque dico sono assolutamente leggeri, perché si tratta di fare delle piste, un percorso che conduca al centro servizi, dovremo completare i lavori del centro servizi, un po' di illuminazione, cioè delle cose leggerissime, perché l'intento è, come ha detto il sindaco, quello di suggerire soprattutto e restituire la suggestione dei luoghi, perché non è solo una necropoli e anche tante altre cose, ma è soprattutto un intero paesaggio all'interno dell'area urbana che deve essere mantenuto il più possibile nello stato in cui era. Quindi oggi noi diamo un assaggio, diciamo, di visita guidata, perché è giusto metterlo a disposizione anche durante l'attività di cantiere, però per averlo proprio restituito alla visita e alla fruibilità occorrerà aspettare ancora qualche mese, più di qualche mese, diciamo. Diciamo che entro un anno ragionevolmente potremo pensare di avere concluso, massimo entro un anno. Che queste iniziative nascono anche dall'esigenza di fare in modo che la cittadinanza si inizi a scoprire, riscoprire, a riappropriarsi dei luoghi del suo territorio, e non volendo un parco giochi ma un luogo di visita, ma anche che questi abbia anche un coinvolgimento attivo. Proprio per questo il 25, grazie alla collaborazione della scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo, quindi vecchie medie per intenderci, 45 bambini della Foscolo faranno lì delle visite guidate. Cosa vuol dire? Che sono stati preparati in classe dall'insegnante appositamente per questa giornata, per questi itinerari, un insegnante che ovviamente ha ritenuto necessario anche attivare una collaborazione con un archeologo, perché ci fosse anche una maggiore competenza nell'elaborazione degli itinerari, e ci saranno appunto queste visite guidate all'interno, insomma, del parco. Quindi ritengo che sia, insomma, molto interessante, perché è veramente un modo per iniziare ad attivare la sensibilità, tutto quello, la sensibilizzazione, tutto quello che ha già detto il sindaco sui temi della tutela dell'appartenenza, del sentirsi comunque anche vicini e partecipi ai luoghi, ai siti archeologici.